Salve a tutti ragazzi, io sono Princess Twilight Sparkle e io sono Sansa Scimmie e oggi siamo qui in una nuova recensione. Oggi andiamo a recensire un prodotto che appartiene alla mia linea. Sì, è vero ragazzi, oggi andiamo a recensire una cosa molto molto bella che in pochissimi hanno recensito, o meglio, io non ho visto nessuna recensione, però ho visto una ragazza che lo aveva. Poi non so se qualcun altro l'ha recensito, in ogni caso noi saremo uno dei primi, anche perché recensiremo dei pony, quindi Sansa Scimmie e Twilight Sparkle insieme forever. Ok, allora lo andiamo a prendere. Vai tu, Twilight. Certo, Sansa. Ok. Allora, ecco qui il fantastico e bellissimo Friendship Trains, Friendship Express Train dell'Explore Equestria di Princess Twilight Sparkle. Infatti qui c'è una come me, però poi dopo andiamo a vedere meglio. Allora, questa è la scatola. Devo dire che me l'aspettavo un po' più grande, spero non sia un cosino così, ma va bene. Allora, voi due mettetevi qua, iniziamo a vedere un pochino la scatola. Possiamo notare la scritta My Little Pony Friendship is Magic, mentre qui possiamo notare, scusate bambina, qui c'è c'è una specie di finestrella, guardate, e c'è scritto Princess Twilight Sparkle con Twilight, una valigetta, yeah! E Twilight con un cappellino da stazionaria più o meno, e un fiocchetto, una clip a fiocchetto. Ricordiamo che questo bellissimo set è consigliato dai 3 anni in su e voglio farvi notare che la scatola è ancora a tema Cutie Mark Magic, perché noterete le ondine, si mette a fuoco, qui noterete lo sfondo, qui noterete altre ondine, ma ok, la scatola ci dice che è Explore Equestria e quindi noi le diamo d'accordo, cioè andiamo d'accordo con lei, quindi qui c'è il logo Explore Equestria e qui c'è un bellissimo artwork che non so se l'abbiamo mai visto di Twilight Sparkle. Versione stazionaria, vi dico stazionaria perché ieri in pratica stavo facendo i compiti delle vacanze e sul libro di inglese c'era stazionario in inglese e quindi io l'ho tradotto in questo modo, cioè l'ho tradotto in questo modo, quindi spero si dica bene. Qui c'è scritto Friendship Express Train oppure Train Express dell'Amitié, no, questo è francese, vabbè, Tren dell'Amistad. Invece lo spagnolo, ma vabbè. Qui c'è il logo Hasbro, qui ci dice del QR code. Io ci ho provato questo gioco, lo tenevo proprio, l'ho cancellato. Lo vorrei scaricare sul telefono di mia mamma perché va meglio sull'iPhone. Io ho la Samsung, quindi perfetto. E comunque questo qui è abbastanza carino, decente. Qui sopra possiamo notare, tutti attenzione, sempre lo sfondo della Cutie Mark Magic, con tutti i Cutie Mark e anche un cuore a caso. E qui possiamo notare che escono 10 accessori che sono quasi tutti riciclati. Però, ad esempio, sì, voi li collezionate da più tempo, però ad esempio ho soltanto la Bo, questa valigia, che però un'altra non mi dispiace, neanche una borsetta verde, questo qui che serve quello per dormire di Rarity, e poi delle bevande. Io adoro le bevande, quindi perfetto, cioè non mi dà assolutamente fastidio. E anche Twilight Sparkle adora le bevande. C'è tantissime bevande perché questa qui mi è uscita con Twilight Sparkle che si muoveva. E poi sono quelle lì che mi sono uscite lì. Comunque andiamo a vedere. Ok, non so come fare perché la mia schemina è un po' troppo bassotta, ma vabbè. Qui appunto possiamo notare la Twilight Sparkle. Purtroppo non l'ho uscita perché l'ho ordinata da Amazon.it per 27 euro più 5 euro di spedizione, ovvero 32. Comunque qui c'è scritto My Little Pony e Pony Rides Inside, quindi può andare dentro mentre lui va avanti. Qui notiamo la bambina felice, che si presenta anche lì davanti, che è proprio una bambina piccola. Già, che mette il pony all'interno e c'è scritto My Little Pony Friendship Celebration, che sarebbe l'app, non me ne ero neanche accorto.
Qui dietro possiamo montare un bellissimo artwork ed è davvero stupendo. Dove c'è. Oh, scusate, state vedendo l'altro lato con la mia cover a orsacchiotto. Che bellissima, cioè, guardatela. Non è bellissima. E c'è scritto: This is not a love me toy. Ok, vabbè. E si è distrutto il castello di Princess Twilight Sparkle, ma non ce ne frega nulla. Qui c'è. Una specie di immagine che ci dice che le carrozze all'interno si aprono e i vagoni, scusate, non mi veniva la carrozza. Princess Twilight Sparkle. Vabbè, c'è scritto questo. Tutti a bordo. Oh mio Dio, cioè sul treno dell'amicizia. Tutti a bordo sul. Non so se si dice tutti a bordo del o tutti a bordo sul. Vabbè, tutti a bordo del sul, treno dell'amicizia. Qui c'è di nuovo Explore Quest, qui c'è mytilpony.com che è davvero. Cioè non si vede. Poi c'è il Facebook e c'è Asbro. E poi a fianco, ve lo devo far vedere perché assolutamente è importantissimo. Spostiamo il cavalletto. C'è questa specie di bambina, sempre questa bambina, e possiamo anche, sono disponibili anche queste qui, che sono vendute separatamente, e Pinkie Pie, Fluttershy, Starlight, Glimmer e Coloratura, che sono i Pony Crystal. Io ho ordinato Coloratura e mi dovrebbe arrivare. Allora, io direi di aprirlo, vorrei fare lo spacchettamento, che cosa? Con voi, sperando che il cavalluccio mantiene. Ok, io direi di iniziare. Userò una forbice mini perché mi scoccio di andare a prendere le forbici giù. Quindi, cioè, scusate, mi sono troppo pigro, non ci penso. Comunque, sì, userò una forbice mini che ho stilito per fare tutto. Cioè, tutto in senso tipo i tasti. Comunque, cerchiamo di aprire questo scatolo. Credo sia facile, comunque sì, è facile. Ho detto, ho visto. Questa è la nostra. Oh mio Dio, che carina! Io ce l'ho arancione, devo dire. Tira è lo stesso, cioè non è lo stesso. In poche parole, è quasi lo stesso. Scusate, i rumori della finestra. Cioè, da fuori la finestra. C'è solo il colore che cambia. Comunque, questo qui è uguale. Dentro, però, non ve lo faccio vedere perché ci sono degli oggettini. Quindi, perfetto, davvero carino. Queste sono le mie assistenti. Mettiamole qua. Ok, poi cacciamo la nostra Twilight Sparkle. Che carino il cappellino, guardate quanto è carino, fatto davvero benissimo, cioè secondo me è scolpito stupendamente. Eccolo qui, guardate quanto è carino, davvero carinissimo. Vediamo se Sunset Shimmer va. Sì, che carini, ci va, ci va, ci va, ci va. Lo mettiamo a lei, no, dopo lo mettiamo a questa Twilight. È rimasta completamente incastrata. Cerchiamo di rinnovare anche la coda. Questa coda ti dico già di non fare mai la pasta, sto per farvi capire. Per realizzare, perché non la voglio assolutamente rovinare. E adesso riscrivo anche così. E c'è anche una clip, che carina. Allora, questo qua lo dovrei buttare. Oh mio Dio, che ci fa questo tavolino? Certo, un tavolino, vabbè. Ci esporremo i nostri oggetti. Comunque lo sfondo era questo qua. Bellissimo. C'è uno scatolo sotto, non so, mi potrebbe. Vabbè, devo stare allo sfondo. Guardate. Scusate. Qui esporremo i nostri oggetti. Vabbè. Comunque, questa Twilight Sparkle mi piace molto di più. Perché le ultime Twilight Sparkle, ovvero quella lì che si muoveva, e questa qui, sono tutte quante con un colorito della carta, cioè della pelle. Più chiaro e mi piace molto di più. Cioè, guardatela. Allora, lei è bellissima, cioè è identica. Solo che è molto più lilla e mi piace un pochino di più. Guardatela. Sembrano due pony diverse. Comunque, gli metto i capelli un pochino più sistemati. Sono usciti bellissimi dalla scatola, giusto per farvi capire. I pony non escono mai brutti dalla scatola. Tranne a come si chiama? Coco Pomel, che erano orribili, io l'ho dovuti tagliare pochissimo, però comunque io ho dovuto tagliare pochissimo. Comunque, gli mettiamo il suo cappellino da stazionario. Eccola, carinissima. Non è che gli entri perfettamente perché c'è il corno. E poi c'è questa clip, guardate quanto è carina, a forma di fiocco. Guardate. E la mettiamo sempre a Twilight Sparkle. Vogliamo vedere come sta? Vediamo come sta. Ok, io ho tantissime clip ma non le uso mai.
e la metto qua. Ecco, non mi sta. Oh mio Dio, si è cattivo anche il cappello. Comunque, perfetto. Vabbè, tutto normale. Comunque, qua anche il QR code. Ed è tutta lilla, bellissima. Mi piace tantissimo. E la mettiamo così. Qua. Questo è il suo bagaglio. Metto qua, tutta completa. Comunque, intravedo un fogliettino, ma che non ci serviva mai. E cerchiamo di tagliare le mie dita. Madonna mia, mi sono tutto quanto rotto. Vado, perché sempre a me. Ah, giustamente. Che bello, è tutto quello al pastello. Di verità non l'ho ancora visto. Però, oh mio Dio, quanto è bella la locomotiva. È tutto insieme perché non devo montare nulla. Che bello. E gli oggetti? No, aspetta, gli oggetti adesso mi... Ecco, gli oggettini. No, no, sì, no, sì. Aspetta, no, ma... Adesso mi arrabbio. Sul serio. Cioè, vabbè, raga. Vi vorrei mostrare una cosa. Guardate qua, gli occhiali come sono? Trasparenti. La bambina gliel'ha messi a Toilet Sparkle in queste immagini, sono trasparenti. Perfetto. Adesso vi faccio vedere qui come sono trasparenti. Cioè proprio... Vabbè, ya. Vabbè. Cacciamo. Mi sono leggermente arrabbiato perché erano belli trasparenti. Invece mi sono usciti in altri. Allora. I colori, vediamo... Oh mio Dio, aiuto. I colori del treno sono gli stessi. Quindi non c'è disponibilità diversa, quindi tranquilli. Non è come la boutique di... Cioè, almeno la borsa e il fiocchetto arancione ci sono. Poi la bevanda è uscita viola e... I colori degli oggetti non corrispondono, ma è sempre così. Comunque. Vabbè. Cioè, non è che mi sono arrabbiato per il fatto che... è uscita colorato di più. E che mi ha dato leggermente fastidio. Oh mio Dio, che bella! Oh mio Dio, raga, mi sto mettendo. Cioè, non guardate i dettagli. Guardate qua. Oh mio Dio, guardate che bella. Oh mio Dio, l'adoro. Cioè, da notare, allora ve la faccio vedere un attimo prima questo primo vagoncino che sarebbe la locomotiva. È un po' piccolino, ma se avete ad esempio altri ganci, utilizzateli. Comunque, è tutto rosa con questi rigori ai lati. Qui anche la parte da dove esce il fumo, scusate, non me ne intendo di treni. Qui c'è un cuoricino e qui c'è scritto My Little Pony. Qui ci sono tanti cuoricini e le ruote si muovono, tutte quante. E questa c'è anche il legnetto che si muove. C'è anche la campanella, almeno credo sia la campanella. Andiamo a mettere tutto lo sparco dentro. Facciamo la prova se ci entra. Dice, troppo alta toilet. Non si può manco affacciare. Vabbè. Vediamo questa seconda locomotiva. Ah, giusto, quelli saltano anche di qua, mi sembra. Ah no, qua no. Qua no, solo qua. Oh mio Dio, raga, dentro è stupenda. Vabbè, io mi uccido. È stupenda dentro, non so se l'avete vista già. L'avete intravista. Guardate qua, che bella. A parte la porta, cioè, stupenda. Con... scolpita in legno, che bella. Qua c'è anche il cuoricino, ma dovete notare dentro, cioè, ci sta il cibo. Oh mio Dio, raga, no, vabbè, io mi... cioè, c'è il cibo, il cibo. Vabbè, qua potete aprire. Parlando, qui c'è il cibo. No, vabbè, c'è il cibo con i sediolini dentro, è tutto così. E guardate lo sfondo, è proprio del treno, ma il cibo. Oddio, aiuto, svengo. Comunque mettiamolo così, ecco, cioè già si è staccato. Forse è così, forse sì, forse è così.
Adesso dobbiamo aprire questi qua. È uscito questo, guarda che bello. Arancione e viola. Ce l'ho anche giallo. Però questo è uscito in un altro set. Quindi arancione e viola. La mascherina per dormire. Verde. La borsa, questa qua, aspettate, c'ho tutto qua. È uscito nel castello, questa è la boutique di Rarity, questo il treno, tutto abbinato ovviamente. Poi un altro fiocchetto. Gli occhiali, la delusione, guardate. La macchina fotografica che va al collo, così, per i turisti. Infine una mappa e i biglietti. Quindi questo è tutto quello che ci esce. E noi allora, ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. E nulla, noi dobbiamo andare. Tutti a bordo. Ok, possiamo andare. Biglietti, per favore. E qua lei. Perfetto, si parte. Qui ti vuole proprio una foto. You don't like it.